Siamo con l'avvocato Marco Ricchi al seminario organizzato da Stop Secret, Supermercato Italia, riforme e novità nell'acquisto e gestione degli NPL. Avvocato, come è cambiato il panorama normativo dell'acquisto degli NPL negli ultimi tempi? È cambiato in maniera significativa grazie ad alcuni provvedimenti normativi molto attesi che poi l'anno scorso il legislatore ha inteso fortunatamente mettere in pista. E quindi oggi, ad esempio, il mercato dell'acquisto crediti italiano si è aperto anche alle agenzie di recupero crediti per conto terzi, che però possono acquistare, come abbiamo visto durante questa giornata, all'interno di un perimetro ben delineato dal legislatore. In difformità da questo perimetro commetterebbero un reato, e quindi in momenti formativi come questo, momenti di incontro nei quali viene detto agli operatori quali sono le regole del gioco, come non fare degli errori, a mio avviso e soprattutto ad avviso che è più importante dell'organizzazione di Stop Secret, era utile insomma poterla realizzare. Oggi sono molti gli operatori che si affacciano a questo mercato italiano dell'NPL perché è molto appetibile. Siamo convinti che proprio però il fatto che ci saranno tante realtà che si confronteranno con questi portafogli, con questi acquisti, poi comporterà anche la necessaria vigilanza dell'organo di controllo, e quindi evidentemente sapere bene come operare è importante, perché diversamente commettere un reato per chi fa l'attività di recupero crediti, oltre all'aspetto del processo e sanzionatorio, comporta anche l'impossibilità di continuare a svolgere la propria attività, perché gli ritirano la licenza che gli ha dato il questore. E quindi è evidente che chi approccia questo nuovo mercato e quindi passa dal recupero crediti per conto terzi a diventare un operatore dell'acquisto crediti lo debba fare con tutte le cautele del caso, e oggi siamo qui a parlare di questo. C'è quindi bisogno di molta attenzione, ci sono anche delle criticità in questo quadro normativo che bisogna ancora affrontare, secondo lei? L'assetto normativo complessivo che si è creato è abbastanza complesso. Già la divulgazione delle nuove regole è difficile, soprattutto perché diciamo che gli organi di controllo sono variegati. C'è la questura per quanto riguarda le possibili violazioni amministrative del TULPS, ma poi c'è la Banca d'Italia che potrebbe segnalare al pubblico ministero, quindi all'autorità giudiziaria, un eventuale comportamento delle società di recupero crediti in ipotesi di acquisto non conforme ai dettami che la stessa Banca d'Italia ha dettato, e quindi potrebbe segnalare la commissione del reato. Quindi insomma in questo contesto anche la Consob potrebbe svolgere questo ruolo di vigilanza. È evidente che gli operatori che vogliono competere debbono farlo con grande attenzione. Diciamo che non è escluso che ci siano poi anche dei provvedimenti sanzionatori, perché il mercato si è aperto, si parla di 200 miliardi di crediti in vendita, quindi sono in tanti ad accedere a queste possibilità di mercato. Farlo però in maniera non conforme alla norma è appunto un grave problema.